Arriviamo quindi alla parte finale, cioè alla quarta parte, che è invece quella proprio il dulcis in fundo, la parte un po' più strettamente giuridica, insomma siamo in un corso rivolto principalmente a giuristi e quindi dovreste trovare più farina, diciamo, pane per i vostri denti, scusate, volevo dire, ovvero un po' di norme che ci inquadrano, ci fanno capire come il nostro ordinamento giuridico, l'ordinamento giuridico italiano ed europeo, perché farò vedere anche delle direttive, tratta il tema del riutilizzo dei dati pubblici. Esatto, iniziamo dalle direttive. Perché? Perché il tema dell'open data, vedete, è figlio di un'evoluzione, un susseguirsi di direttive europee che sono andate sempre più verso l'openness. Cioè, dall'inizio degli anni 2000 si è iniziato ad aprire il dibattito sull'importanza dell'open data, dei dati aperti, ed ecco che, vedete, arrivano le prime direttive. Scusate, cambio posizione. Arrivano le prime direttive, la prima è del 2003, che si titolava Riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico. Viene abbreviata spesso con PSI, infatti l'acronimo che vedete là in alto, che sta per Public Sector Information, informazione del settore pubblico, niente di più, niente di meno. E quella è stata, diciamo, la prima breccia, cioè è la direttiva in cui si inizia a dire chiaramente, cioè il legislatore europeo inizia a dire chiaramente che gli stati membri dell'Unione Europea devono entrare in un'ottica di riutilizzo più possibile dell'utilizzazione pubblica, scusate, riutilizzo sempre maggiore dell'informazione del settore pubblico. Cioè, le pubbliche amministrazioni tra loro principalmente devono, diciamo, scambiarsi il più possibile i dati, evitare che una pubblica amministrazione obblighi un'altra sua omologa, un'altra pubblica amministrazione a raccogliere nuovamente gli dati che invece sono già stati raccolti. Cioè, appunto, l'esempio che facevamo prima, se questi dati sui mezzi pubblici dell'ATM li ha già raccolti il Comune di Milano per tutta l'area metropolitana, o scusate, l'ATM per tutta l'area metropolitana, bisogna evitare che il Comune di Sesto San Giovanni debba impiegare risorse economiche, che poi sono pubbliche, quindi soldi nostri, e ore uomo, ore lavoro e giornate di lavoro per raccogliere dei dati che ci sono già. Ok? Quindi già un primo step, riutilizzo delle informazioni all'interno del settore pubblico, ma poi, e lo vedremo, è avvenuto con le direttive successive, anche riutilizzo all'esterno. Cioè, le pubbliche amministrazioni non solo devono mettere a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni i dati, ma anche dei cittadini, anche delle aziende. Perché? Perché finalmente si è capito che le pubbliche amministrazioni non sono in concorrenza con il mercato, ma fanno un lavoro diverso. Quindi la pubblica amministrazione che deve, quello che dicevo prima, cioè che deve comunque raccogliere un dato perché è una sua mission istituzionale, è un suo compito, non si può esimere dal farlo, non deve aver paura che poi qualcuno, un soggetto esterno, un cittadino o un'azienda riesca a estrarre del valore economico da quel dato, no? Cioè, il dataset degli orari degli autobus può avvantaggiare un altro comune, che ne so, un ufficio turismo di una pubblica amministrazione, ma può avvantaggiare anche una piccola startup dell'Università Bicocca che crea una sede a Sesto San Giovanni e fa un'applicazione che riesce appunto a fare il lavoro che dicevamo prima, a mettere in relazione gli orari dei mezzi con le aperture dei negozi e degli eventi sportivi, degli eventi di intrattenimento, ad esempio, no? E se questa startup riesce a guadagnare da quello, non deve essere, la pubblica amministrazione non deve sentirsi in concorrenza, non deve temere questo aspetto, anzi deve essere, come dire, felice del fatto che ha creato un'opportunità di lavoro e di business sul suo territorio grazie ai suoi dati. Questo vi assicuro che sembra una cosa banale, ma è stato un passaggio culturale davvero davvero delicato che ha richiesto un bel po' di anni. Ci siamo arrivati, nel senso che, come vedete, poi la direttiva del 2007, la cosiddetta direttiva Inspire, parlava dei dati geografici, dei dati spaziali. Poi c'è stato nel 2013 diciamo una versione bis della prima direttiva del 2003, quindi si chiama sempre direttiva riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, ma aggiornata 10 anni dopo, in un mondo che era già molto diverso. Voi siete giovani, ma io il mondo tra il 2003 e il 2013 me lo ricordo, mi ricordo i due diversi mondi, no? È arrivato il web, è arrivato
Nel 2003 c'era già internet, ma era una cosa primordiale, diciamo, erano le prime forme di siti web 1.0. Nel 2013 c'erano già i social, c'erano già le piattaforme, che ne so, come Google Maps, Facebook, Twitter e via dicendo. Quindi era un mondo davvero diverso e questo ha richiesto un aggiornamento, non da poco. E poi, come vedete, nel 2019, quindi neanche 6 anni dopo, 6 anni successivamente a quella precedente, una direttiva ulteriormente ancora più coraggiosa, sempre nella direzione dell'apertura. E questa si chiama apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico. Ok, direttiva sull'apertura dei dati e sul riutilizzo, lì c'è un, scusate, un refuso, c'è un al che non dovrebbe esserci, riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico. Quindi adesso la più recente, che è del 2019, parla chiaramente di apertura e di riutilizzo, punto. Quindi le pubbliche amministrazioni devono entrare in quest'ottica e non si deve più sentire appunto l'argomentazione per cui non vi do i dati, io pubblica amministrazione mi tengo i dati perché poi ho paura che qualcuno ci guadagni e non mi dia nulla. Ok? Quindi, visto che la direzione è quella, cioè di promuovere il più possibile il riuso, il riutilizzo dei dati pubblici, ci chiediamo, e questa è una domanda retorica, a cui io poi do delle domande, delle risposte ipotetiche, che cosa potrebbe fare il legislatore per promuovere il riuso dei dati pubblici? Mi riferisco all'aspetto copyright, scusate, cioè adesso non l'ho precisato, però cioè, stiamo parlando di proprietà intellettuale, quindi ci sarebbero tantissime cose che si possono fare di vario tipo per promuovere e riutilizzo dei dati pubblici, ma sul piano del copyright, del diritto d'autore, della proprietà intellettuale, come volete chiamarlo, cosa potrebbe fare il legislatore per promuovere il più possibile il riutilizzo dei dati pubblici, liberare i dati pubblici? Provate a pensarci prima che io vi dia la risposta. Comunque sono tre le risposte che mi ero ipotizzato. La prima: ampliare il pubblico dominio e stabilire che tutti i dati della PA sono di libero utilizzo senza condizioni, cioè prendere quel famoso articolo 5 che era scritto in modo molto laconico e interpretato in modo molto restrittivo e ampliarlo. Dire che tutti i dati realizzati da una pubblica amministrazione sono in pubblico dominio, non c'è diritto d'autore, punto. Questa sarebbe la soluzione principe, la soluzione per eccellenza. Perché? Perché ci togliamo dalle scatole, perdonatemi il problema, io faccio consulenza in questo ramo e quindi ogni volta mi scontro con questi problemi, ci togliamo di torno il problema delle licenze, non c'è più da star lì a chiedersi quale licenza sia più opportuna per liberare un dato o un altro, perché tanto lo dice già la legge che è tutto open, che tutto ciò che viene prodotto, scusate, ogni dato raccolto e pubblicato dalla pubblica amministrazione è già in pubblico dominio. Punto, risolto, ma non lo vogliono, pare che questa cosa non si voglia fare. Allora, punto 2, cioè, mancando quello, si potrebbe fare questo: si potrebbe obbligare tutte le PA a rilasciare i dati con licenza open, cioè scrivere un testo di legge che dice: obbligo, io legislatore, obbligo le pubbliche amministrazioni, quindi i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, a fare ciò, a mettere fuori i dati con una licenza open. E voi direte: beh, questo l'avranno fatto, no? Ci sono le direttive. Nì, in realtà hanno fatto una cosa che è un po' diversa, cioè ci va vicino, ma è giuridicamente un po' diversa. Incentivare le PA a rilasciare i dati con licenza open, penalizzando quelle che non lo fanno. Cioè, hanno fatto, adesso ve le faccio vedere cosa hanno fatto. Cioè, diciamo, queste sono le tre sfumature. La prima, la uno, la più coraggiosa e radicale, auspicabile a mio avviso. Ho scritto anche già una forma, un esempio, se cercate sul mio blog, una norma per l'open data, cioè c'è una versione rielaborata dell'articolo 5 che sarebbe pronta per il legislatore da approvare, ma ovviamente io non sono così autorevole per arrivare a sfere così alte. Il punto 2 sarebbe anche lì fattibile, cioè scrivere una riga all'interno del codice dell'amministrazione digitale o in altri testi di legge in cui si obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a rilasciare i dati con la licenza open. È una cosa, ci stiamo arrivando, nel senso sono andati molto vicino, però non l'hanno fatto. Il punto 3 invece è semplicemente incentivare, cioè premiare le pubbliche amministrazioni che rilasciano i dati con licenza open, invece penalizzare quelle che non lo fanno. La scelta è stata questa roba qui, che è un po' un accrocchio, il cosiddetto principio open by default. Utilizzando la metafora del by default, che è una metafora tipicamente informatica, cioè by default, cioè per definizione, non hanno voluto toccare gli articoli della legge sul diritto d'autore, non sono mai stati toccati, quindi l'articolo 5, l'articolo 11 sono rimasti tali, però
ma nel 2012 hanno inserito all'interno di un articolo del codice dell'amministrazione digitale, cosiddetto CAD, hanno inserito l'articolo 52, un principio, un meccanismo un po' barocco, un po' complicatino, che, come dire, aggira il problema, fa tutto un giro per forzare in qualche modo il meccanismo e consentire il riutilizzo dei dati pubblici, che noi chiamiamo open by default. E lo fa, vedete, è stato fatto sull'onda dell'entusiasmo del tema open data e trasparenza, che era appunto molto in voga in quegli anni, no? 2000, io ho iniziato a occuparmi di questi temi 2008-2009, che era, diciamo, è stato un po' l'inizio di questo dibattito scientifico, anche perché i primi ad aprire la strada in quella direzione sono stati gli Stati Uniti, con una legge fatta da Obama in quella direzione, cioè nel rilascio dei dati pubblici. E allora in Europa si è iniziato il fermento di questo dibattito, di questo tema. Infatti nel 2012 era il famoso decreto crescita 2.0, uno degli ultimi atti normativi approvati dal famoso governo Monti, poi convertito in legge 221 del 2012, che è andato appunto a inserire questo articolo, e l'ha fatto, vedete, sfruttando in positivo l'inerzia della PA. Cioè, ci si è resi conto nel 2012 che, anche se tutti ormai erano d'accordo sul fatto che i dati pubblici dovevano essere rilasciati con licenza open, le pubbliche amministrazioni in realtà non le usavano queste licenze open, cioè non le applicavano, capite? Quindi era una cosa bizzarra, per cui tutti erano d'accordo, tutti nei convegni, e vi assicuro, io ci ho partecipato come spettatore, a volte anche come relatore, tutti, ah sì, l'open data, i dati pubblici devono essere liberi, però poi quando andavi dalle pubbliche amministrazioni dici, sì, ma sti dati quindi dove sono? Dove li posso scaricare? Sì, devi andare lì, devi andare qua, però aspetta, forse non ti posso dare tutto, ti devo dare solamente un file PDF, un PDF scansionato, quindi non ci sono i dati davvero, te li devi tirare fuori a mano, e poi la licenza non sappiamo quale mettere. Quindi in realtà c'era una resistenza, una inerzia della pubblica amministrazione. Allora il legislatore, invece di usare il bastone, ha usato la carota, perdonatemi questa metafora, però, cioè, invece di dire pubblica amministrazione io ti obbligo a mettere fuori i dati pubblici, ha detto io faccio creo un meccanismo per cui se la pubblica amministrazione è inerte, cioè non rilascia i dati pubblici, non ci mette una licenza, perché il problema non era tanto rilasciarli ma era metterci una licenza open, perché i dati in realtà poi si trovano, il cittadino, l'utilizzatore, può utilizzare i dati come se ci fossero delle licenze open, come se fossero sotto licenza open. Guardate, facciamo prima a leggerlo, che è l'articolo 52, che è sta roba qua. Articolo 52,2 del CAD, Codice Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo 82 del 2005, e l'articolo si è rubricato Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Dice, attenzione alle parole, ne ho messe in rosso alcune non a caso. Dice, i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 1, che è l'articolo del CAD, in cui ci sono le definizioni e in cui c'è spiegato che cosa si intende per dato di tipo aperto. Dopo ve lo faccio vedere. Ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguarda i dati personali. Quindi, andiamo per gradi, commentiamo brevemente la norma. I dati e documenti. Quindi, stiamo parlando di dati e di documenti. Prima abbiamo detto atti ufficiali, che sono una cosa ancora diversa, e infatti anche qua potevano pensarci meglio, nel senso che la legge sul diritto d'autore non parla mai di documenti, parla di opere, parla di testi, parla di dati, di database, qua invece parla di dati, di documenti. Siamo in un testo normativo che è separato dalla legge sul diritto d'autore, quindi ci può anche stare, solo che poi non c'è una definizione di cosa si intenda per documento, vabbè. E dice che si riguarda solo quelli che le pubbliche amministrazioni pubblicano. Quindi, sostanzialmente, cosa succede? Se una pubblica amministrazione pubblica, quindi mette a disposizione, espone un dataset o un documento con qualsiasi modalità, quindi su internet, oppure in bacheca, oppure in un repertorio cartaceo che ha stampato e distribuito durante un convegno, qualsiasi dato che viene pubblicato, ma lo fa senza indicare espressamente una licenza, cioè senza l'espressa adozione di una licenza, allora si intendono rilasciati come dati tipo aperto.
Cioè, e questo si intende nel barocchismo che vi dicevo prima, cioè invece di dire facciamo, cioè diciamo già che è così, diciamo che nel caso succedano queste cose, allora si può considerare come se. Ok? E attenzione, l'ultima annotazione, e lì temo di aprire un vaso di Pandora davvero infinito, ovvero quello, il problema dei dati personali, cioè ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguarda i dati personali. Tutto ciò che io vi ho detto finora riguarda il campo unicamente della proprietà intellettuale, ve l'ho detto all'inizio del nostro seminario. Lascio la parte sulla privacy ad altri, ma qui, nella, anche in un tema, anche in una lezione che si occupa del riutilizzo dei dati pubblici sul piano della proprietà intellettuale, non si può far finta che non esista la privacy. Perché nei dati pubblici a volte ci passa dentro anche dato privacy. Cioè, sì, l'esempio che vi ho fatto prima l'ho fatto apposta, che è quello degli... gli orari degli autobus e i negozi aperti e la posizione geografica delle pensiline dove passa l'autobus è un dato che non riguarda privacy, che non va a toccare dato personale, l'aspetto diciamo non è riconducibile ad un aspetto personale, ad una persona fisica, e quindi non mi fa innescare tutti i problemi di privacy. Ma il dato che ne so è il dato sanitario, no? I dati epidemiologici, dopo ci torno perché faccio questo esempio alla fine delle slide, legati al Covid, possono diventare dati personali nel momento in cui non vengono correttamente anonimizzati e aggregati, per cui in qualche modo io riesco a ricostruire, a incrociarli e arrivare ancora al codice fiscale di una persona o al nome e cognome di una persona o all'indirizzo email di una persona che ha chiesto il tampone o che ha chiesto il vaccino o che ha chiesto il ricovero, ok? E quindi lì andiamo su un dato che è personale e addirittura tutela particolare, quelli che una volta venivano chiamati dati sensibili, cioè, quindi dati molto personali potremmo dire, perché vanno a toccare l'aspetto della tutela della salute. Ripeto, è un vaso di Pandora pericolosissimo da aprire, perché se iniziamo a metterci il dubbio che ci possa essere dentro dati personali scattano tutta una serie di questioni che tratterete con altri docenti, quindi non vado ad aprirlo adesso, però ecco, ricordatevi che può anche esserci quello. Adesso però dobbiamo vedere velocemente, poi andiamo verso la fine, la definizione di dato di tipo aperto, perché è il riferimento a cui viene fatto in questa norma, cioè cosa dice l'articolo 1 per dato di tipo aperto. Per dato di tipo aperto si intendono, vedete, i dati che presentano le seguenti caratteristiche, sono tre requisiti, tre caratteristiche. Uno, sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali in formato disaggregato. Due, sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della legge, scusate, la lettera IBIS, quindi rimanda un'altra definizione, sono adatti all'utilizzo automatico da parte dei programmi per il laboratorio e sono provvisti dei relativi metadati. Questa parte qui è una parte fondamentale. Io sono un giurista, quindi non mi sono occupato dell'aspetto tecnologico, però se si parla di open data dovreste sempre fare una lezione, bisognerebbe fare una lezione sempre in due, cioè ci dovrebbe essere un legale, cioè un Aliprandi come me, ma ci deve essere anche un esperto di scienza dell'informazione, di informatica, di data science si chiama anche adesso, cioè definire come un dato è open anche da un punto di vista tecnologico, cioè dei, vedete, il fatto che il dato sia macinabile, passatemi il termine, automaticamente da una macchina, machine readable si dice in inglese, ok? Oppure provvisti dei relativi metadati, cioè i metadati sono semplificando i dati sui dati, cioè sono delle descrizioni che ci dicono cosa significa un dato, ok? Quindi come vedete c'è tutto un aspetto tecnologico che io non ho toccato perché anche in un'ora e mezza sarebbe stato davvero impossibile, che completa il quadro sul concetto di open data. E poi, terzo requisito, terza caratteristica perché un dato sia considerato open data secondo la definizione del nostro ordinamento giuridico, sono resi pubblici questi dati gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Quindi l'aspetto economico.
Quindi vedete, le caratteristiche sono sostanzialmente tre. Una strettamente giuridica, la licenza. Ok? Poi c'è un aspetto informatico, tecnico, tecnologico, cioè il formato, che era un po' citato nel punto 1 e nel punto 2 principalmente, cioè il fatto che siano disponibili attraverso le tecnologie dell'informazione e sulla rete, in formati aperti, che rimanda a definizione di formato aperto, che è un altro aspetto interessante da approfondire, e che siano machine readable e con metadati, quindi un aspetto più squisitamente tecnologico, e poi un aspetto economico, cioè devono essere consentiti anche gli utilizzi commerciali e finalità commerciali, quindi la licenza deve essere, vi ricordate, le licenze Creative Commons, avevo detto, ne ho escluse almeno 3 o 4, perché tutte quelle che non consentono gli utilizzi commerciali vengono escluse dalla definizione di Open Data, e poi che devono essere disponibili gratuitamente, quindi non solo le finalità commerciali, ma anche proprio non ci deve essere una richiesta monetaria per accedere e ottenere il dato. Ok, o al massimo, vedete, si può richiedere il rimborso dei costi marginali sostenuti per la riproduzione e divulgazione. Cioè, a volte una pubblica amministrazione il dato non ce l'ha già pronto, deve, che ne so, tirarlo fuori da un vecchio archivio, e questo costa delle ore uomo, costa l'acquisto di uno scanner, cioè questi costi marginali possono essere richiesti, ma solo quelli. Arriviamo agli ultimi step. Ovvero dopo il, guardo l'orario, so che siamo al limite, scusatemi, sì, no, 5 minuti ce li abbiamo, ok, quindi ce la facciamo. L'ultimo step, no, scusate, il penultimo, cioè nel 2013, quindi in realtà pochi mesi dopo, perché era dicembre del 2012 il decreto che ha modificato il CAD con l'open by default, è arrivato anche il cosiddetto decreto trasparenza, salutato come una grande innovazione per la nostra pubblica amministrazione, che ha rafforzato il concetto di open data, di principio open by default. Perché? Perché ha individuato dei dati a pubblicazione obbligatoria, vuol dire che alcuni tipi di dati la pubblica amministrazione è obbligata a metterli fuori, quindi non può semplicemente dire sì, ce li ho, però non li ho ancora messi fuori, quindi se li volete ve li do. No, in realtà è obbligata a metterli fuori, a esporli. E se non li mette fuori, hanno stabilito delle sanzioni per i dirigenti, perché si erano accorti che in un meccanismo, in un sistema come il nostro, molto, come dire, insomma, un po' burocratese, in cui ci sono delle dinamiche che si sono incancrenite in decenni e decenni, se non c'è lo spauracchio della sanzione a carico del dirigente, che è colui che poi mette la firma sul provvedimento che decide l'apertura del dato, in realtà nessuno davvero li apriva sti dati. Ok? Quindi indicare che un certo tipo di dati devono essere per forza, per legge, messi fuori, e che chi non lo fa subisce delle sanzioni, delle penalizzazioni che sono evidenti, indicate, vedete, nell'articolo 43 del decreto, è stato veramente un passo non da poco. E infine, scusi, posso chiedere una cosa? Prego, un esempio? Scusa, allora finisco, perché siamo davvero alla fine. Tenga lì un attimo, finisco e arrivo. Allora, ultimo step, le linee guida. Cioè, linee guida sono quelle cose che vanno di moda molto adesso. Cioè, fino adesso vi ho parlato di testi di legge, ma qua siamo sulle linee guida, quindi cosiddetta soft law, no? Quindi indicazioni che vengono da enti pubblici, da enti ministeriali, che quindi hanno un valore, diciamo, una certa importanza, ma che non sono a tutti gli effetti norma giuridica, sono più dei consigli, delle buone prassi, che però insomma vengono così dall'alto, per cui è davvero un po' difficile non osservarle e non rifarsi a questi riferimenti. Quindi le linee guida dell'AGE, l'Agenzia per l'Italia Digitale, sull'open data, in realtà il loro nome è un po' più lungo, è un documento un po' più tecnico, però ha una parte, un capitolo che parla chiaramente degli open data e delle licenze. Ci dice che, questo è proprio un estratto, si vuole ribadire l'importanza di associare ai dati pubblici una licenza aperta che consente di rispettare requisiti di interoperabilità anche transfrontaliera, non limitandosi a selezionare una licenza che sia valida e nota solo entro i confini nazionali, e per quanto possibile di massimo riutilizzo dei dati. Cioè, nel momento in cui io scelgo una licenza aperta, devo pensare a una licenza che sia nota e utilizzata anche al di fuori dell'Italia. Era il problema della cosiddetta IODL che vi ho citato prima, che è una licenza italiana, tra l'altro scritta anche abbastanza male,
e che conoscevano solamente le pubbliche amministrazioni italiane, quindi nel momento in cui andavi, che ne so, in Austria o in Francia, quindi qua a confine, al nostro confine, non si sapeva, i nostri confinanti non sapevano come utilizzare questi dati perché non conoscevano la licenza. E poi deve essere la licenza che massimizza il riutilizzo dei dati, quindi delle famose licenze Creative Commons, bisogna andare a scegliere quella più libera. E infatti vedete che in mancanza, vedete, la mancata indicazione della licenza implica che i dati siano pubblicati secondo i termini stabiliti dalla licenza CC BY, cioè le linee guida sull'open data hanno spinto verso la scelta di una licenza la più open possibile. Vedete che quindi, vi ricordate che ho messo tra parentesi rosse, torno indietro velocemente. La licenza, vedete queste qua, le licenze con lo share alike, perché a livello, diciamo, ministeriale, quindi di amministrazione centrale dello Stato italiano, è arrivata una chiara indicazione che le licenze che realizzano il vero open data sono queste qua, le CC BY, cioè quelle che richiedono semplicemente l'attribuzione, cioè io l'unico obbligo che devo avere come utilizzatore è quello di riconoscere che quel dato proviene dal comune di o dalla società X o dal tizio, cioè attribuire la corretta paternità originaria del dataset, nient'altro, tutto il resto è libero. Chiudo con un case study recentissimo, cioè l'ho già fatto come esempio, i dati sull'epidemia Covid sono stati indicativi di come il problema sia ancora molto, molto delicato e ancora da digerire. Cioè, c'è un'associazione che si chiama Ondata, un'associazione no profit, che ha lanciato un'iniziativa, una campagna Dati Bene Comune per chiedere che questi benedetti dati sull'epidemia vengano messi a disposizione. Invece, diciamo, sia il Ministero della Salute, sia le Regioni, sia l'Istituto Superiore di Sanità stanno in qualche modo nicchiando, si potrebbe dire, cioè ce li danno però in parte, li danno solamente in forma molto molto aggregata, con una licenza che non è molto open. E nei giorni scorsi sono stato tirato per la giacca perché mi hanno chiesto di dire la mia su l'aspetto della licenza, perché c'è stato un cambio di licenza sui dati dell'Istituto Superiore di Sanità, ma questa licenza non è nemmeno lei soddisfacente, quindi l'hanno cambiata, ma non è coerente con quanto scritto nelle linee guida sull'open data. Allora io questa cosa l'ho spiegata, se qualcuno di voi è interessato c'è proprio il link alla mia video intervista che è stata realizzata 5-6 giorni fa, quindi è proprio molto molto recente. Detto questo, chiudo, vi aspetto sui miei canali, nel senso che chi vuole rimanere in contatto con questi argomenti lo può fare seguendomi sui canali social. Segnalo che su Facebook dovete cercare la pagina e non il profilo privato, e poi ci sono su Twitter e su LinkedIn, e che queste slide, come vi ho spiegato prima, sono sotto licenza, vedete, Creative Commons Attribution Share Alike. Questi non sono dataset, non sono dataset pubblici, quindi la share alike in questo caso può funzionare bene. E quindi le potete riutilizzare liberamente nei termini della licenza.